Buongiorno, te nell'amore di Cristo Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano e con la grazia del Signore possiamo incominciare un'altra settimana. Oggi che è il 16 di agosto del 2021, un lunedì, noi vogliamo incominciare quest'oggi leggendo il primo capitolo del libro di Secondo Re. Quindi noi continuiamo in questo tempo che racconta la storia del regno del nord di Israele, il regno del sud, il regno di Giuda, la cui capitale era Gerusalemme. Durante questa puntata del 16 di agosto noi leggeremo Secondo Re, capitolo 1, 2 e 3. Quindi la parola del Signore, incominciando un altro libro della parola di Dio. Secondo Re, capitolo 1, parola del nostro Signore. Dopo la morte di Acab, Moab si ribellò contro Israele. Acazia cade dalla ringhiera dalla sua camera di sopra a Samaria e si ammalò. Allora inviò dei messaggeri dicendo loro: andate a consultare Baal Zebub, dio di Ekron, per sapere se guarirò da questa malattia. Ma un angelo del Signore disse a Elia il Tisbita: alzati, vai incontro ai messaggeri del re di Samaria e di loro. È forse perché non c'è Dio in Israele che voi andate a consultare Baal Zebub, dio di Ekron? Perciò così dice il Signore: tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morrai. Ed Elia se ne andò. I messaggeri tornarono da Acazia, il quale disse loro: perché siete tornati? E quelli risposero: un uomo ci è venuto incontro e ci ha detto: andate, tornate dal re che vi ha mandati e digli così dice il Signore: è forse perché non c'è Dio in Israele che tu mandi a consultare Baal Zebub, dio di Ekron? Perciò non scenderai dal tuo letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Acazia chiese loro: com'era l'uomo che vi è venuto incontro e vi ha detto queste parole? Quelli gli risposero: era un uomo vestito di pelo, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi. E Acazia disse: è Elia il Tisbita. Allora mandò da Elia un capitano con i suoi 50 uomini. Egli salì e trovò Elia seduto in cima al monte. Il capitano gli disse: uomo di Dio, il re dice: scendi. Elia rispose e disse al capitano dei 50: se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini. Acazia mandò di nuovo un altro capitano con i suoi 50 uomini, il quale si rivolse a Elia e gli disse: uomo di Dio, il re dice: fa presto, scendi. Elia rispose e disse loro: se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini. Acazia mandò di nuovo un terzo capitano e i suoi 50 uomini. Questo terzo capitano di 50 uomini salì da Elia e, giunto presso di lui, gli si gettò davanti in ginocchio, lo supplicò dicendo: uomo di Dio, ti prego, la mia vita e la vita di questi 50 tuoi servi sia preziosa agli occhi tuoi. Un fuoco è sceso dal cielo e ha consumato i due primi capitani con i loro uomini, ma ora la vita mi sia preziosa agli occhi tuoi. L'angelo del Signore disse a Elia: scendi con lui, non aver paura di lui. Allora Elia si alzò, scese con il capitano, andò dal re e gli disse: così dice il Signore, poiché tu hai mandato dei messaggeri a consultare Baal Zebub, dio di Ekron, come se Israele non ci fosse Dio da poter consultare, perciò tu non scenderai dal letto sul quale ti sei coricato, ma certamente morrai. Acazia morì, secondo la parola del Signore pronunziata da Elia, e Ieroam cominciò a regnare al suo posto. L'anno secondo di Ieroam, figlio di Giosafat, re di Giuda, perché Acazia non aveva figli. Il resto delle azioni compiute di Acazia è scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Secondo Re, capitolo 2.
quando il Signore volle rapire in cielo Elia, in un turbine Elia se ne andò a Gilgal con Eliseo. Elia disse a Eliseo, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda fino a Betel. Ma Eliseo rispose, com'è vero che il Signore vivi e che tu vivi, io non ti lascerò. Così scesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero, sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? E gli rispose, sì, lo so, tacete. Elia gli disse, Eliseo, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda a Gerico. Quelli rispose, com'è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Così se ne andarono a Gerico. I discepoli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero, sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? Egli rispose, sì, lo so, tacete. Ed Elia gli disse, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose, come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino insieme. 50 discepoli dei profeti andarono dietro a loro e si fermarono di fronte al Giordano da lontano, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, lo arrotolò e percosse le acque, le quali si divisero in due. Così attraversarono il fiume a piedi asciutti. Quando furono passati, Elia disse a Eliseo, chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto. Eliseo rispose, ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo spirito. Elia gli disse, tu domandi una cosa difficile, tuttavia, se mi vedi quando io ti sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato. Essi continuarono a camminare, discorrendo insieme con ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'uno dall'altro, ed Elia salì al cielo in un turbine. Eliseo lo vide e si mise a gridare, padre mio, carro e cavalleria di Israele. Poi non lo vide più e, afferrate le proprie vesti, le strappò in due pezzi. Raccolse il mantello che era caduto di dosso a Elia, tornò indietro, si fermò sulla riva del Giordano. E preso il mantello che era caduto di dosso a Elia, percosse acque e disse, dov'è il Signore, Dio di Elia? Quando anche egli ebbe percosso le acque, queste si divisero in due ed Eliseo passò. Quando i discepoli dei profeti che stavano a Gerico di fronte al Giordano videro Eliseo, dissero, lo spirito di Elia si è posato sopra di me. Gli andarono incontro, si prostrarono fino a terra davanti a lui. E gli dissero, ecco, qui fra i tuoi servi 50 uomini robusti. Lascia che vadano in cerca del tuo Signore, semmai lo spirito del Signore li avesse preso e gettato su qualche monte o in qualche valle. Eliseo rispose, non li mandate. Ma insistettero tanto con lui che egli ne fu confuso e disse, mandateli. Allora quelli mandarono 50 uomini, i quali cercarono Elia per 3 giorni, ma non lo trovarono. Quando tornarono da lui, che si era fermato a Gerico, egli disse loro, non vi avevo detto di non andare? Gli abitanti della città dissero a Eliseo, ecco, il soggiorno in questa città è gradevole, come vede il mio Signore. Ma le acque sono cattive, il paese è sterile. Egli disse, portatemi una scodella nuova e mettetevi del sale. Quella lì la portarono, egli andò alla sorgente delle acque, vi gettò il sale e disse, così dice il Signore, io rendo sane queste acque ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità. Così le acque furono rese sane e tali sono rimaste fino a oggi secondo la parola che Eliseo aveva pronunciata. Poi di là Eliseo salì a Betel e mentre camminava per la via uscirono dalla città dei ragazzini i quali lo beffeggiavano dicendo «Salvi, sali calvo, sali calvo!»
Ele si voltò, li vide e maledisse nel nome del Signore. Allora due orsi uscirono dal bosco e sbranarono 42 di quei ragazzi. Di là Eliseo si recò sul Monte Carmelo, da dove poi tornò a Samaria. Secondo Re, capitolo 3, parola del nostro Signore. Jeoram, figlio di Acab, cominciò a regnare su Israele a Samaria, l'anno 18 di Giosafat, re di Giuda, e regnò 12 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, ma non quanto suo padre e sua madre, perché tolse via la statua di Baal che suo padre aveva fatta. Tuttavia, egli rimase attaccato ai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele e non se ne distolse. Allora Mesa, re di Moab, allevava molto bestiame e pagava al re di Israele un tributo di 100.000 agnelli e 100.000 montoni con la loro lana. Ma dopo la morte di Acab, il re di Moab si ribellò al re di Israele. Il re di Jeroam uscì di Samaria e passò in rassegna tutto Israele. Poi si mise in marcia e mandò a dire a Giosafat, re di Giuda: «Il re di Moab si è ribellato contro di me. Vuoi venire con me alla guerra contro Moab?» Quelli rispose: «Verrò, conta su di me come su di te stesso, sul mio popolo come sul tuo, sui miei cavalli come i tuoi». E aggiunse: «Per quale via saliremo?» Jeoram rispose: «Per la via del deserto di Edom». Così il re di Israele, il re di Giuda, il re di Edom si mossero e girarono per 7 giorni, ma non c'era acqua per l'esercito né per le bestie da soma che li inseguivano. Allora il re di Israele disse: «Ahimè, il Signore ha chiamato assieme questi 3 re per darli nelle mani di Moab». Ma Giosafat chiese: «Non c'è qui nessun profeta del Signore mediante il quale possiamo consultare il Signore?» Uno dei servitori del re di Israele rispose: «C'è qui Eliseo, figlio di Safat, il quale versava l'acqua sulle mani di Elia». Giosafat disse: «La parola del Signore è con lui». Così il re di Israele, Giosafat e il re di Edom andarono a trovarlo. Eliseo disse al re di Israele: «Che ho a che fare con te? Va dai profeti di tuo padre e di tua madre». Il re di Israele gli rispose: «No, perché il Signore ha chiamato insieme questi 3 re per darli nelle mani di Moab». Allora Eliseo disse: «Come è vero che vive il Signore dell'esercito, del quale sono servitore? Se non avessi rispetto per Giosafat, re di Giuda, io non avrei badato a te, né avrei degnato di uno sguardo. Ma ora conducetemi qua un suonatore d'arpa». E mentre il suonatore arpeggiava, la mano del Signore fu sopra Eliseo, che disse: «Così parla il Signore, fate in questa valle delle fosse. Infatti così dice il Signore: voi non vedrete vento, non vedrete piogge, tuttavia questa valle si riempirà d'acqua e berrete voi il vostro bestiame e le vostre bestie da soma. E questo è ancora poco agli occhi del Signore, perché Egli darà anche Moab nelle vostre mani. Voi distruggerete tutte le città fortificate, tutte le città importanti, abbatterete tutti i buoni alberi, turerete tutte le sorgenti d'acqua e guasterete con delle pietre ogni buon pezzo di terra. La mattina dopo, nell'ora in cui si presenta l'offerta, ecco l'acqua arrivò dall'alto di Edom e il paese ne fu ripieno». Tutti i Moabiti, avendo udito che quei re erano saliti per combattere contro di loro, avevano radunato tutti quelli che erano in età di portare le armi e si piazzarono alla frontiera. La mattina il sole splendeva sulle acque e i Moabiti, quando si alzarono, videro di fronte a loro le acque rosse come sangue e dissero: «Quello è sangue, quei re sono di certo venuti alle mani, essi sono distrutti fra di loro. Ora Moab alla preda». E avanzarono verso l'accampamento di Israele, ma gli israeliti si fecero avanti e sbaragliarono i Moabiti che fuggirono davanti a loro. Poi penetrarono nel paese e continuarono a battere Moab. Distrussero le città, riempirono di pietre ogni buon pezzo di terra, ciascuno gettandovi la sua
strutturarono tutte le sorgenti d'acqua e abbatterono tutti i buoni alberi. Non rimasero che le mura di Kir Hareset. I tiratori di fionda la circondarono e l'attaccarono. Il re di Moab, vedendo che l'attacco era troppo forte per lui, prese con sé 700 uomini per aprirsi a spada tratta un varco fino al re di Edom, ma non vi riuscì. Allora prese il figlio primogenito che doveva succedergli al trono e lo offrì in olocausto sopra le mura. A questa vista un profondo orrore si impadronì degli israeliti, che si allontanarono dal re di Moab e ne tornarono al loro paese. Una cosa allucinante, voi avete sentito bene. Il re di Moab, vedendo l'attacco era troppo forte, prese con sé questi uomini e la sua spada, non riuscì, allora prese il suo primogenito che doveva succederlo al trono e lo ha sacrificato. Vedete che cosa accade? Dio non fa così. Dio ha sacrificato il suo figlio. Non ha chiesto a me e a te di morire, di pagare per i nostri peccati, anche perché non è possibile. Ma Dio stesso, nella persona di Dio figlio, è venuto, perché si è incarnato, ha pagato per i nostri peccati. E noi possiamo ringraziare il Signore per questa gioia immensa. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme, una parola che ci salva, che ci guarisce, che ci conforta, che ci consola, che ci stimola ogni giorno a seguire il Signore. Il Signore è buono e noi vogliamo rimanere sempre con Lui. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio, nel nome di Cristo Gesù.